Gravina, servono sanzioni più il Napoli, ferma condanna. Bisogna rendere molto più stringenti ed efficaci alcune sanzioni. Riteniamo che la chiave di volta. Come ho già accennato al ministro Piantedosi, sia lo stretto rapporto di collaborazione tra tutte le istituzioni. Alcuni incidenti avvengono fuori dallo stadio con appuntamenti da Far West per picchiarsi e dare sfogo alle proprie tensioni. Questo è inaccettabile e vergognoso. All'indomani degli scontri tra Ultras di Roma e Napoli all'autogrill di Badia Alpino il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha condannato in maniera decisa questi episodi. Le istituzioni e il mondo del calcio devono fare di più insieme e creare le condizioni perché questi soggetti che nulla hanno a che fare con il calcio e lo sport vengano espulsi dal nostro sistema. Ha ragione il ministro Abodi, questa gente deve pagare. E ha sottolineato come sia giusto che il danno morale ed immagine, non allo sport ma all'intero paese, venga punito e molto severamente. Gravina ha parlato anche degli episodi di razzismo tornati negli stadi durante Lecce Lazio nel settore ospite dei tifosi biancocelesti. Sappiamo che si può fare molto di più, ha detto, ma andiamo sempre a impattare con condizioni oggettive che impediscono di andare oltre. Mi riferisco all'ipotesi di sospensione delle partite che non porta mai all'interruzione della gara. Ma provate a immaginare di far uscire 80.000 persone da uno stadio. E sulla possibilità di inasprire le norme approvate nel 2019 ha detto, ci sono condizioni e ipotesi sulle quali stiamo lavorando. Perché tutto questo deve finire? Fermo restando che alcune chiusure e alcuni divieti più stringenti possono aiutare a creare i presupposti per un momento di aggregazione di cui il nostro paese ha bisogno. In un comunicato il Napoli ha condannato duramente gli atti e i comportamenti di alcuni presunti tifosi che purtroppo ancora frequentano gli stadi italiani, creando da sempre per i veri appassionati disagi e pericoli. Terrorizzando, come è successo ieri sull'autostrada A1, anche persone che tra l'altro erano completamente estranee a qualunque tifo calcistico. L'Inghilterra negli anni 80 ha estirpato i facinorosi dagli stadi rendendo il calcio inglese il più sicuro e spettacolare del mondo, con provvedimenti drastici ma efficaci. Auspichiamo che il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi voglia prendere una volta per tutte iniziative appropriate e radicali. Sarebbe ingiusto, per colpa di poche centinaia di individui, vietare le trasferte a tutti. Ma non è tollerabile che persone violente possano viaggiare indisturbate per l'Italia e frequentare gli stadi. I fatti della A1 hanno riportato alla memoria alcune delle pagine più nere legate, si fa per dire, al mondo del calcio e degli stadi che ogni domenica accolgono decine di migliaia di spettatori in tutto il paese. Proprio nella stessa area di servizio infatti, nel 2007, aveva perso la vita Gabriele Sandri, il tifoso della Lazio rimasto tragicamente ucciso da un colpo esploso dall'agente Luigi Spaccarotella posizionato sul lato opposto della carreggiata nel tentativo di sedare una lite tra tifosi. Gli episodi di violenza tra romanisti e napoletani hanno rievocato anche la morte di Ciro Esposito, ucciso a Roma nel 2014 prima della finale di Coppa Italia tra Napoli e Fiorentina. Un fatto drammatico che ha segnato il punto di non ritorno nei rapporti tra la curva giallorossa e quella partenopea. Oltre ad aver sconvolto la vita di Antonella Leardi, la madre del 31enne scomparso. Ieri, dopo aver saputo degli scontri in autostrada, è stato impossibile per lei non tornare con la mente al 3 maggio di 9 anni fa, forse la morte di mio figlio non ha insegnato nulla. Forse le passerelle di qualcuno si sono perse nell'oblio. Io continuerò a credere che il calcio possa cambiare fin quando il buon Dio mi darà forza per farlo. Le sue parole all'ANSA condanno come sempre faccio da anni in ogni luogo in cui parlo. Tutto ciò che è violenza nel calcio e che per me è tutta l'associazione che rappresento in memoria di mio figlio deve essere aggregazione, sportività e rispetto e non altro. Devo anche constatare però che, nonostante i miei appelli, c'è una parte di queste istituzioni che continuano ad essere sorde di fronte ad un fenomeno che sembra assopito ma a cui basta una scintilla per riesplodere e questo episodio ne è la conferma. Forte rammarico anche da parte di Marisa Grasso, la vedova dell'ispettore Filippo Raciti rimasto ucciso a Catania il 2 febbraio del 2007 durante la guerriglia urbana esplosa alla fine del derby Catania-Palermo. Questi segnali di violenza non mi sono nuovi. C'erano già prima della morte di mio marito.
Poi, dopo la tragedia, quasi 16 anni fa. Lo Stato mi ha promesso che non sarebbero più accaduti questi fatti. Il 2007 lo chiamarono l'anno zero. Doveva essere l'anno di cambiamento. Ci sono stati momenti bui e pesanti con la pandemia e ora. Subito dopo Natale, rivedere queste scene mi hanno fatto molto male. Mi hanno fatto rivivere il mio dolore. La mia sofferenza. E pensare che altre famiglie ieri si potevano ritrovare in un attimo a vivere la tragedia che ho vissuto. È inaccettabile vivere queste situazioni. La reazione del governo non si è fatta attendere. Il ministro dell'interno Matteo Piantedosi, ex prefetto di Roma che in più occasioni aveva adottato misure per prevenire trasferte a rischio, ha chiesto all'osservatorio sulle manifestazioni sportive di valutare con la massima severità i prossimi eventi programmati. Anche il ministro dello sport, Andrea Abodi, ha condannato fermamente l'accaduto invocando pene severe per i responsabili, ora chi sbaglia paga. Vale anche per i teppisti dell'A1. Ieri sono stati identificati oltre 200 tifosi tra napoletani e romanisti. All'esterno degli stadi di Milano e Genova. Un tifoso romanista, rimasto ferito da un'arma da taglia e recatosi all'ospedale di Arezzo. È stato arrestato ieri sera con l'accusa di rissa aggravata. In serata invece, 4 tifosi del Napoli di età compresa tra i 21 e i 27 anni hanno forzato un posto di blocco a Genova Nervi. Dopo essere stati inseguiti e fermati dalla polizia, nel bagagliaio dell'auto gli agenti hanno rinvenuto 3 spranghe di ferro che hanno fatto scattare la denuncia del conducente. Nel frattempo la questura di Arezzo sta continuando a studiare i filmati delle telecamere di sicurezza della stazione di servizio Badia Alpino per identificare altri responsabili. Non sono esclusi, nelle prossime ore, arresti in flagranza differita.